Una buona giornata e benvenuti alla prima edizione del nostro telegiornale che apriamo parlando di trasporti, soprattutto di autostrade, manutenzione ancora a carico del pubblico nel progetto Next Generation Italia. Oltre 1 miliardo di euro è destinato alla Toto Holding, attualmente al centro di diverse inchieste. A denunciarlo è Maurizio Acerbo, il servizio di Giuseppe Dintin. Oltre 1 miliardo di euro di fondi pubblici destinati a Strada dei Parchi. Questa è la somma segnata nel progetto Next Generation Italia, volto alla ripartenza post-pandemica, sfruttando per la maggior parte fondi europei. La somma è stanziata per la manutenzione delle A24 e A25, il cui soggetto attuatore è il concessionario, ovvero la Toto Holding. Il gruppo è attualmente sotto accusa a seguito di una recente indagine della Guardia di Finanza Teramana, secondo cui dal 2009 ad oggi Strada dei Parchi non ha provveduto alla manutenzione ordinaria sulle parti strutturali dei viadotti gravemente compromessi, mentre ha provveduto alla manutenzione straordinaria anni dopo i tempi limite, cioè quando i lavori sono stati poi finanziati dallo Stato. E ora la manutenzione sarà nuovamente a carico del pubblico, così come denuncia il segretario nazionale di Rifondazione Comunista Maurizio Acerbo. Io lancio l'allarme ai parlamentari abruzzesi, se esistono, la regione, gli enti locali, le altre forze politiche, chi sta al governo, cosa dicono? È il caso che regaliamo 1 miliardo e passa a Toto, che ci ha fatto pagare i pedaggi più alti d'Italia facendo ammalorare le nostre autostrade? Io credo che sia assolutamente una vergogna. Per l'esattezza 1 miliardo e 150 milioni, un premio per la mancata manutenzione, dice Acerbo, assegnato probabilmente dal ministro De Micheli. Nel progetto non è specificato per quali opere dovranno essere utilizzati questi fondi, ma seppure fossero destinati a lavori che nulla hanno a che fare con gli obblighi di concessione e che quindi non dovrebbero ricadere su Strada dei Parchi, allora in questo caso occorrerebbe istituire una pubblica gara d'appalto europea, procedura questa che non è stata avviata. Noi siamo per la revoca della concessione autostradali e per il ritorno a una gestione pubblica delle autostrade. Nel frattempo, anche quelli che sono per la gestione privata evitino che la comunità nazionale venga derubata sistematicamente, come è accaduto in questi anni. Conferenza stampa del presidente della regione Abruzzo Marco Marsiglio, che assieme al direttore dell'USR Vincenzo Rivera ha tracciato il consuntivo 2020 della ricostruzione. 548 i cantieri, 3.446 le domande. Recuperato il gap con le altre regioni, Lazio e Umbria in primis. Per l'Abruzzo appena il 10% delle risorse. Alfredo Primano. Pratiche in crescita all'ufficio speciale per la ricostruzione in Abruzzo, che questa mattina ha fatto il consuntivo del 2020. 3.446 sono state le domande inoltrate all'ufficio speciale, che ne vanta il maggior numero dopo le Marche. 1.706 sono in lavorazione, 820 sono state definite ed altre 820 sono in istruttoria, alto il numero dei rigetti. Attualmente nell'organico dell'USR Abruzzo ci sono 72 persone con le ultime assunzioni fatte a settembre, un organico che dovrebbe essere incrementato per dare un'ulteriore accelerazione alle pratiche della ricostruzione. Nel 2019 abbiamo fatto 3 volte le attività, le istruttorie dei 2 anni precedenti e quest'anno abbiamo raddoppiato il numero di pratiche fatte nello scorso anno. Quindi questo è sintomatico, certificato di un lavoro, diciamo, di crescita esponenziale sul fronte della ricostruzione. C'è poi tutta la partita che riguarda le case ATER. Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, traccia le linee di quella che dovrà essere l'attività nel 2021. Già adesso, entro il mese di marzo, siamo in grado di preventivare l'apertura di diversi cantieri in diverse località della provincia di Teramo. Nel secondo semestre un numero tra i 20 e i 25 cantieri, di cui circa la metà nella città capoluogo di Teramo, che è stata molto colpita da questo tema. Si tratta di investimenti che variano tra i 25 e i 30 milioni di euro, che diventeranno appalti e lavori concreti nel corso dell'anno 2021.
L'ex presidente del Senato della Repubblica, Franco Marini, 87 anni, positivo al coronavirus, ricoverato nel reparto Covid dell'ospedale San Camillo dell'Ellis di Rieti, dove è tenuto sotto osservazione dal personale sanitario. L'esponente del Partito Democratico abruzzese, ma ormai reatino d'adozione, ricoverato da 2 giorni per aver accusato sintomi, e in condizioni stabili ed è tenuto in respirazione assistita e sotto terapia farmacologica dai medici del presidio ospedaliero. Al momento la direzione sanitaria dell'ospedale reatino non ha emesso alcun bollettino in riferimento alle condizioni dell'ex presidente del Senato. Siamo vicini al presidente Franco Marini per la dura prova che sta affrontando, lo dichiara Camillo D'Alessandro, deputato di Italia Viva, a proposito proprio del ricovero per Covid di Franco Marini. La sua terra, conclude Camillo D'Alessandro, si stringe attorno a lui in un grande abbraccio. Numeri preoccupanti per quanto riguarda i focolai Covid nelle RSA, soprattutto nel Chietino. Ad Ortona situazione critica, così come a Casoli e Guardia Grele, dove il PTA dell'ospedale però continua a funzionare. Nell'attesa di capire se dal governo arriveranno nuove restrizioni che allontaneranno la zona gialla dall'Abruzzo, a lungo inseguita da metà dicembre, a preoccupare la situazione all'interno delle RSA, dove i contagi sono in aumento. Dopo Avezzano e la Marsica, ora è il Chietino ad essere nella bufera. C'è apprensione per il focolaio di Ortona, che rivive i fantasmi di marzo, quando Caldari fu zona rossa. Sono 60 i contagiati alla casa di riposo Tommaso Berardi, tra ospiti e personale, e si lavora per garantire la continuità dell'assistenza agli anziani. Fino ad ora ci sono stati 3 morti ed un paziente in gravi condizioni. Inoltre ci sono 17 positivi a Guardia Grele all'interno dell'ex ospedale, ora riconvertito in PTA e residenza per anziani, e 21 nella residenza per anziani di Casoli. I pazienti positivi sono stati tutti isolati, spiega il sindaco di Guardia Grele Donatello Di Prinzio, che rassicura sul funzionamento del punto di primo intervento. A Casoli invece i pazienti positivi sono stati trasferiti all'interno della clinica Spatocco e nell'ospedale Santissima Annunziata di Chieti. Sempre a Casoli c'è un'altra RSA, ora destinata soltanto a positivi, con 20 posti letto. Qui saranno accolti anche i positivi di altre case di riposo del circondario. Inizia oggi lo screening di massa in provincia di Pescara, ma non nel capoluogo. A Pescara città, infatti, mancherebbe il personale sanitario. Al via lo screening di massa in provincia di Pescara. Da oggi la possibilità di sottoporsi gratuitamente ai test rapidi antigenici nei comuni della provincia, mentre i residenti di Pescara città dovranno attendere ancora almeno fino alla metà di gennaio. La ASL ha deciso di partire prima in provincia e poi a Pescara, perché a Pescara intanto sono iniziate le vaccinazioni per i medici. Poi dal 7 gennaio ci sarà il tampone per gli studenti delle scuole superiori. Completato questo intervento si procederà con lo screening di massa, che realisticamente dovrebbe partire nella seconda decade del mese di gennaio, con quei punti che abbiamo già messo a disposizione della ASL. Oltre questo, però, motivo del ritardo del capoluogo adriatico è anche quello che riguarda la mancanza di personale sanitario. Il Comune ha lanciato un appello volto alla ricerca di volontari che possano adoperarsi nelle 40 postazioni in allestimento per i test. Appello che, dice il sindaco, è stato subito raccolto dai medici di base. Ovviamente l'impegno è un impegno molto importante per tutti, sia in termini di personale sanitario che in termini di personale amministrativo, che in termini di controlli con la Polizia Municipale e con la Protezione Civile. Però pensiamo che questa attività si svolgerà, come tutte quelle che abbiamo svolto in questo periodo nella città di Pescara, nella maniera migliore e più tranquilla. Il trend dei dati epidemiologici, conferma Masci, qui è incoraggiante, ma è importante che quante più persone partecipino allo screening. Pescara è una città che in questo momento è molto tutelata per tutto quello che è successo, non solo Pescara ma anche la provincia di Pescara, tant'è che oggi noi siamo la provincia che ha meno contagi in assoluto rispetto al trend del coronavirus da marzo a oggi. Però non possiamo abbassare la guardia.
La prefettura di Teramo ha pianificato insieme alle amministrazioni e all'ufficio scolastico provinciale un rientro sicuro a scuola per il 7 gennaio. Pronto il piano trasporti del comune di Teramo, mentre il sindaco Gianguido D'Alberto ha chiesto alla regione test rapidi per tutti gli studenti, docenti e personale ATA. Tania Bonnici Castelli. Confermata fino ad ora anche per l'Abruzzo l'indicazione del governo sulla riapertura delle scuole giovedì 7 gennaio. Le lezioni riprenderanno in presenza al 50% per le superiori, al completo invece scuole materne, elementari e medie. A Teramo l'ufficio scolastico provinciale, prefettura, provincia e comune hanno predisposto un piano di rientro fisico degli alunni nei rispettivi istituti in rispetto delle regole anti-Covid. Tutto dovrebbe essere confermato nella giornata di oggi a meno di un contrordine che arrivi dalla regione e che posticipi ancora la riapertura delle scuole su tutto il territorio regionale. In attesa del 7 gennaio il comune di Teramo si organizza per quanto riguarda i trasporti, punto debole nella trasmissione del virus. È prevista infatti una riunione operativa indetta dall'assessore Maurizio Verna nell'ottica della pianificazione redatta dal prefetto di Teramo, Angelo De Prisco, in sinergia con le amministrazioni e i gestori del trasporto. A tal proposito, l'Agenzia regionale dei trasporti TUA ha annunciato 4.000 corse per la riapertura delle scuole e fermate antiassembramento. Verranno inoltre rispettate rigidamente le direttive nazionali sulla capacità di carico sugli autobus che impongono di trasportare fino all'80% della capienza indicata sulla carta di circolazione di ogni mezzo. Le altre prescrizioni sono ormai note: obbligo di indossare la mascherina, continua sanificazione dei mezzi e ricambio d'aria. Infine il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, in vista del rientro a scuola, ha chiesto ufficialmente alla regione di applicare per tutto l'Abruzzo la circolare anti-Covid dell'ASLA di Teramo, che prevede test rapidi all'intera popolazione scolastica, un sistema che permetterebbe di tenere così aperte le scuole. Il 2020 sarà l'anno da ricordare per Colle Corvino. Infatti l'amministrazione comunale, prossima alla fine del mandato, per la prima volta dopo 10 anni chiude in attivo il bilancio, azzerando tutti i debiti di spesa. 2011-2021 era il nostro obiettivo, lasciare le casse del comune in maniera rosea più possibile. L'obiettivo è stato centrato dall'amministrazione guidata da Antonio Zaffiri. Il sindaco, prossimo alla fine del suo mandato, in primavera ci saranno le nuove elezioni, unitamente alla sua squadra, ha chiuso per la prima volta dopo 10 anni il bilancio comunale con un utile di 1.050.000 euro, mentre il MEF, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha certificato al comune di Colle Corvino un tempo medio per i pagamenti delle fatture a 21 giorni. La situazione però nel 2011 era tutta altro che rosea, con un'anticipazione di tesoreria di circa 700.000 euro, con debiti verso imprese di cui De Meis per circa 4 milioni di euro e con grandi difficoltà a pagare gli stipendi dei dipendenti comunali, così come spiega Paolo D'Amico. Abbiamo cercato di trovare degli accordi con i nostri creditori, abbiamo fatto dei piani di rateizzazione e quindi nel corso di questi anni abbiamo cercato di saldare tutti quelli che erano i debiti che venivano dalle passate amministrazioni e cercando anche di onorare quelle che chiaramente si generavano nel corso della nostra amministrazione. Noi ad oggi contiamo neanche 80.000 euro di fatture da pagare, abbiamo fatture da pagare che sono state messe dopo il 10 di dicembre e contiamo di chiudere questa partita entro il 15 di gennaio, il che significa che il comune il 15 di gennaio non avrà neanche una fattura del 2020 da pagare. E tutto questo è stato fatto in questi 10 anni senza accendere alcun mutuo. Dopo aver raggiunto questo traguardo, Colle Corvino è pronto a ripartire. Infatti negli ultimi mesi del 2020 sono diversi i cantieri avviati, soprattutto nel centro storico, mentre il 1° gennaio, dopo diversi anni, è stata riaperta la Chiesa Madre di Sant'Andrea. Ed è proprio questo che noi vogliamo dare, un segno di ripartenza, un segno di speranza e di futuro. E adesso apriamo la pagina dello sport, ovviamente partiamo dalla Serie B perché alle 18 il Pescara
gioca l'ultima partita prima della pausa, primo match del 2021 contro la Reggiana a Reggio Emilia. Partita importante, biancazzurri con tante assenze, tra gli altri anche Bocchetti e Maestro, ma è una partita assolutamente in cui il Pescara deve fare punti. L'obiettivo è quello di vincere, come sottolinea anche il tecnico biancazzurro Roberto Breda, che parla nella conferenza stampa di presentazione anche di mercato. Io credo che siano tutte le gare verranno affrontate per vincerle, però logico che dire dentro e fuori, secondo me si carica di aspettative di una partita che è importantissima ma non è determinante, non è anche determinante, ce ne sono ancora altre, ecco. Tutti quelli che sono convocati sono abili e possono giocare, quindi anche Balzano. L'importante è sempre giocare per vincere, allo stesso tempo però poi dopo se non riesco a vincere porto a casa dei punti. Sono partite fondamentali, però allo stesso tempo sono partite che insomma una fase della stagione dove ancora c'è tempo e c'è secondo me spazio di manovra. Intanto finiamo questa, poi il mercato ci dirà anche sicuramente dove, ma credo che, mi sembra che già la società si stia già muovendo con certe dichiarazioni e quindi dando già degli input da questo punto di vista. Noi oggi e domani soprattutto dobbiamo pensare alla gara e a far meglio possibile, con degli atteggiamenti che siano rispettosi dell'avversario, quello sì, però allo stesso tempo che siano improntati a portare a casa più punti possibili. Chiudere la stagione con una vittoria sarebbe importante, perché intanto per la classifica, perché è logico che faresti un bel passo in avanti, e poi anche perché appunto dal punto di vista della fiducia del gruppo e del lavoro della società aiuterebbe molto. Io questa pressione nei ragazzi non la vedo tantissimo, vedo un gruppo che si è messo a disposizione e che sta lavorando in una maniera giusta. Poi è logico che sicuramente qualcuno sta facendo meglio, qualcuno sta facendo un pochino meno bene, però sempre in un contesto dove a me piace, continua a piacermi l'atteggiamento di tutti quanti. È una partita che chiude un ciclo, recuperiamo anche dei giocatori secondo me appunto che sono stati fuori per un po', che ci possono dare una mano, e poi dopo domani è anche questa un'altra partita dove al di là degli 11 è più facile fare risultato in 16, nel senso che chi entra dopo tante partite ravvicinate può fare anche la differenza, quindi anche nelle scelte, in tutto quello che si fa durante sia prima che dopo c'è l'idea di rispettare appunto queste cose, partire con certi ritmi, ma poi anche riuscire a mantenerli certi ritmi fino alla fine. Però da queste chiacchierate io ho visto una società, ho percepito una società che ha voglia di fare e di fare anche in fretta, quindi poi dopo ne parleremo dal 5 in maniera più dettagliata, però i segnali secondo me è di chi vuol fare, rimanendo il fatto che appunto a me piace, ma anche la società stessa, prima finire una cosa e poi dopo iniziare a muoversi su altre. Secondo me su altre la società sta già iniziando a muoversi, quindi è logico che poi dopo, quando finita la partita, magari si stringerà su questo. E ovviamente oggi giornata interamente dedicata al campionato cadetto, con le partite della 17ª giornata di campionato, eccole qua. Alle 16 ci saranno Cosenza, Empoli e Lecce Monza, poi alle 18 tutte le altre partite, ovviamente anche Reggiana Pescara, poi il posticipo tra Brescia e Vicenza e Virtus Entella e Cittadella. E questo mi dà la possibilità anche di ricordarvi l'appuntamento nel pomeriggio con Diretta Stadio, sempre mezz'ora prima del calcio d'inizio. In studio Andrea Costantini con i suoi ospiti collegati in piattaforma e anche con il nostro Paolo Renzetti da Reggio Emilia per seguire il match tra i Granata e i Biancoazzurri. Lo ricordo, ultimo match prima della pausa con il campionato di Serie B che di fatto non si è fermato durante le festività prima di arrivare alla giornata odierna. Scendiamo in
Serie D adesso, acquisto in attacco per il Pineto, perché dopo l'arrivo qualche giorno fa di Simone Mininkleri, la società del presidente Silvio Brocco rinforza la prima linea con l'arrivo di Matteo Minnozzi dal Tolentino, e queste sono le prime parole del neo biancoazzurro. Sono contentissimo di stare qua e non vedo l'ora di fare bene con la mia nuova squadra, anche perché mi hanno accolto tutti a braccia aperte dalla società ai compagni, e non vedo l'ora di dare il mio contributo. Anche il mister lo conoscevo, conosco Marco Ciarcelluti, ho fatto il settore giovanile con lui, con l'Ascoli, e non posso dire nulla. Tutti bravissimi ragazzi, bravissime persone e bravi lavoratori, e voglio fare bene con loro. Sì, posso fare sia la punta centrale che, diciamo, la seconda punta, al trequartista. Per me non è un problema, sono a disposizione della squadra. Ma innanzitutto speriamo di portare a casa i tre punti, poi che sia con un mio gol o meno, sono contento uguale. L'importante è portare a casa la vittoria. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it. Io vi ricordo l'appuntamento nel pomeriggio con Diretta Stadio, l'informazione del TG6 invece torna puntuale alle ore 19. Grazie per la cortese attenzione e buon proseguimento di giornata.